Seconde case, cosa fare? Scartata subito l'opzione vacanza, il Viminale ha inviato una circolare ai prefetti per definire il perimetro delle regole. Seconda casa, dentro o fuori regione, intesa dunque come domicilio, residenza o abitazione, ovvero dove si va con una certa continuità e stabilità, quindi per periodi continuati, anche se limitati, durante l'anno, o con abituale periodicità e frequenza, per esempio in alcuni giorni della settimana, per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze. Lo scopo, precisa il prefetto di Trieste Valerio Valenti, che nel pomeriggio si è confrontato con i colleghi degli altri capoluoghi, è quello di evitare spostamenti vacanzieri in alberghi o case in affitto o di proprietà, ad esempio, di parenti. Sì, la questione delle seconde case non è espressamente chiarita dal DPCM ed è da interpretare all'interno di quella che è la disposizione che consente gli spostamenti verso la residenza, domicilio o abitazione. Le case vacanze, diciamo, in questo momento non rientrano nel perimetro di quelle che a nostro avviso possono essere raggiunte. Consiglio come sempre di portare una certificazione che chiarisca in modo evidente, senza dubbi, qual è lo scopo dello spostamento. I prefetti parlano di buon senso e invitano alla responsabilità, ma l'incertezza resta. Anche nelle posizioni del governo, il ministro della Salute Speranza è per la linea dura, la presidenza del Consiglio per una più morbida. Per mettere i paletti sulle seconde case è probabile che si arrivi ad ordinanze regionali ad hoc. Intanto ognuno si sta muovendo come meglio crede, con un filo conduttore comune, evitare il liberi tutti che ha caratterizzato gli ultimi fine settimana sulla neve.